Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di un lago davvero maledetto. C'è qualcuno magari di voi che ha sentito parlare del lago Lanier? Bene, se non è così, ascoltate qua perché ve lo racconto io. Alcuni luoghi di questo mondo hanno la fama di portare morte e sfortuna a causa di stranissimi fenomeni di cui sono oppure sono stati in precedenza al centro dell'attenzione. A volte si tratta semplicemente di racconti senza alcun tipo di fondamento, oppure di semplicissime coincidenze. Però purtroppo a volte portano davvero a pensare che qualcosa di veramente strano possa accadere in questi luoghi. Uno di questi luoghi maledetti è appunto un lago circondato dalle colline e dalle montagne settentrionali della Georgia e degli Stati Uniti. I presupposti per identificarlo maledetto ci sono tutti. Fenomeni paranormali, strane creature, un gran numero di morti spiegabili ed alcuni omicidi ancora irrisolti. Il lago Sidney Lanier, o più comunemente definito lago Lanier, si estende ai piedi della montagna nord della Georgia per 26 miglia, con una profondità massima di 75 metri e una superficie di ben 150 km quadrati. Il lago è artificiale e le sue origini diciamo che sono piuttosto recenti. Nel 1948 il governo acquistò una fattoria di ben 100 acri e la diede in gestione ad Harry Shadbourne al fine di avviare un processo idrico al fiume Chattahoochee, la città di Atlanta di energia idroelettrica e acqua. Nel 1950 iniziò la costruzione della diga di Buford su appunto il fiume Chattahoochee, ma nel 1956 iniziò il processo di allagamento ai suoi piedi per creare appunto questo lago. Fin dall'inizio questo lago ebbe diciamo un influsso infausto sulle famiglie di coltivatori che abitavano a valle della diga. Il governo cercò di acquistare, ovviamente a prezzi stracciati, tutti i terreni della zona circostante che inevitabilmente vennero sommersi. Furono liberati più di 50.000 acri di terreni agricoli, natura incontaminata e liquidate ben 250 famiglie. Pensate un po', ragazzi, che ben 15 imprese e 20 cimiteri furono costrette a trasferire le loro salme altrove. Ma la cosa angosciante, ragazzi, è che chi non volle trasferirsi venne espropriato, ma nonostante questo ciò non li convinse ad andarsene. Infatti molti si rifiutarono sia di vendere che di andarsene e probabilmente furono più di 200 persone a morire annegate durante ovviamente la diffusione inarrestabile di questo lago. L'acqua naturalmente affondò tutti gli aggregati di case e i loro campi agricoli, i ponti e tutti i possedimenti lasciati. Ancora oggi sul fondo del lago ci sono praticamente ancora intatte strade, le loro case, tanto di macchinari e mura. Le proprie cittadine fantasma, abitate attualmente solo da pesci e fantasmi del passato. Eh sì, pare proprio che gli spiriti dei defunti, deceduti nell'inondazione, e quelli dei cimiteri che non fecero in tempo a trasferirsi, siano ancora lì ad abitare il fondo del lago e che ovviamente non siano molto contenti di tutto questo. Il lago Lanier ha maturato la reputazione del lago maledetto per aver causato la morte e la sofferenza di moltissime persone durante la sua costruzione. Nel corso degli anni, infatti, sono avvenuti moltissimi decessi a causa di questo lago, che vanno da incidenti in barca, annegamenti e autisti che hanno perso il controllo della loro auto finendo fuori strada e naturalmente, indovinate un po' dove, proprio in quelle acque. Ci sono tantissime testimonianze di barche affondate o di danneggiamenti per aver presumibilmente colpito qualcosa in acqua, come ad esempio degli scogli, laddove però non c'era nulla che affiorasse e nemmeno sotto le barche, ma altre imbarcazioni, ad esempio, sono state letteralmente capovolte da onde anomale. Molti dei casi di annegamenti avvenuti proprio in questo lago Lanier sono decisamente sospetti, nel senso che sono accaduti quasi tutti molto vicino alla riva. E a morire, sapete chi sono stati? Principalmente nuotatori forti ed esperti. Tutti questi incidenti stranissimi hanno fomentato voci secondo cui il lago Lanier è in qualche modo infestato o addirittura maledetto. Alcuni di quelli che sono stati quasi annegati, ma fortunatamente sopravvissuti alle acque di questo lago, hanno raccontato di provare stranissime sensazioni, come ad esempio sentirsi tirati sott'acqua, oppure trattenuti in qualche modo o da qualcosa. O da qualcuno anche, perché no? Infatti sapete di cosa si parla? Di mani che a occhio nudo non si vedano. Ma la sensazione che hanno provato queste persone era proprio la stretta, la presa da delle mani. Altri invece hanno affermato di aver avuto la sensazione di oppressione e che l'aria senza alcun motivo, quindi contro la loro volontà, uscisse dai polmoni inspiegabilmente, come se fossero schiacciati con molta forza. Nel 2011 la sinistra reputazione di questo lago, per forza di cose, ha cominciato ad attirare l'attenzione del pubblico. Ciò fu dovuto ad un totale di 17 morti solo in quell'anno, e tutte nelle acque o lungo le sponde di questo lago. L'anno successivo, appunto nel 2012, quegli strani episodi sono proseguiti
con una rapida successione di terribili ferite e di incidenti inspiegabili che, pensate un po', hanno fatto addirittura notizia a livello nazionale. Il 18 giugno del 2022 avvenne la prima morte di quell'anno, quando due fratelli, Jack di 9 anni e Griffin di 13, erano seduti tranquillamente sul pontile del lago, quando vennero investiti da Paul Banner, che perse il controllo appunto della sua imbarcazione, uccidendoli entrambi sul colpo. Ma andiamo avanti, ragazzi. Il 9 luglio, Kyle Glover, figlio undicenne di Tameka Foster, ex moglie della pop star Usher, fu colpito da una moto d'acqua mentre nuotava a pochi metri dalla riva. Morì due settimane dopo, il 21 luglio. Anche un suo amico di 15 anni venne ferito dallo stesso incidente, ma fortunatamente, non si sa in che modo, ma lui riuscì a cavarsela. Durante gli anni i decessi sono aumentati in modo esponenziale, ma c'è chi ha giustificato la cosa imputandola al rapido aumento del turismo nella zona e, di conseguenza, un maggior numero di persone che ogni anno si sottopone ai rischi del suddetto bacino. Oltre ad essere una fonte idroelettrica e una sorgente d'acqua per Atlanta, il lago Lanier è diventato una popolarissima area ricreativa, completa di alberghi, ristoranti ed un magnifico parco acquatico. Tantissime persone vanno in quel posto per fare ad esempio canottaggio, nuoto, pesca, campeggio e ovviamente anche altre attività all'aperto, per un totale di ben 8 milioni di visitatori l'anno. Oltre ad incidenti anomali e annegamenti vari che vengono costantemente nelle sue acque, questo lago è anche famoso per alcune misteriose sparizioni che tutt'oggi, ragazzi, rimangono ancora irrisolte. Incredibile! Ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline, commentate e condividete questo video. Ma andiamo avanti. Uno di questi casi appunto di sparizione ruota attorno ad un uomo di nome Kelly Nash. Aveva solo 25 anni e scomparve dalla sua casa di Buford il 5 gennaio del 2015. Ma sentite questa storia perché è davvero inquietante. Questo ragazzo, al mattino presto, più precisamente alle 4 del mattino, si svegliò con sintomi influenzali e disse alla sua ragazza, Jessica Sexton, che doveva andare con urgenza in farmacia perché aveva difficoltà, in qualche modo non si capisce bene il motivo, a respirare. Ma la ragazza si svegliò nuovamente alle 7.30 per scoprire che Nash non c'era più. Non aveva preso né portafoglio né chiavi per la macchina, non aveva preso niente. Nash purtroppo non fece più ritorno a casa. Un mese dopo la sua scomparsa, ovvero l'8 febbraio, il corpo ormai decomposto di Nash venne ritrovato a galleggiare nel lago Lanier da un pescatore. Nash indossava ancora i pantaloni del pigiama che aveva quella notte e il corpo sembrava addirittura non aver subito nessun trauma grave. Il crimine, se così si può definire, non è stato tutt'oggi risolto e non si capisse se questo ragazzo uscì davvero per quel motivo che aveva detto la sua ragazza, ma soprattutto in pigiama e morire a 45 km dalla sua casa. Un altro caso misterioso fu quello della 16enne Anna Trulove, studentessa di Gainesville che sparì dal suo appartamento nei pressi della Golenier, dove viveva con sua madre. Era il 24 agosto del 2012. Il giorno seguente il corpo di Anna venne ritrovato in una zona boschiva nei pressi del lago. La ragazza purtroppo era stata accoltellata più e più volte, ma nonostante questo e nonostante essendo stata ritrovata a parecchi metri dalla riva, la causa della morte, pensate un po' ragazzi qual è stata, annegamento. La cosa che rende ancora misteriosa la sua morte furono una serie di tweet di Anna poco prima della sua morte. In questi tweet lei raccontava di aver paura di qualcosa di anomalo che la spiava attraverso il bosco. La morte di Anna Trulove purtroppo rimane ancora tutt'oggi un mistero. Le segnalazioni di qualcosa di misterioso, di paranormale, che ostacola i nuotatori sott'acqua o che causano incidenti comunque alle imbarcazioni sono davvero tantissimi e sembrano essere causate appunto da questo maledetto lago. Pensate che ci sono anche delle misteriose segnalazioni di una zattera dotata di un palo su cui è stata montata una lanterna che all'imbrunire solca quelle acque senza alcuna meta. Secondo queste segnalazioni su di essa ci sarebbe una figura spettrale, insomma sotto forma di nebbiolina, che con un remo solo cerca di andare sempre più avanti per poi ad un certo punto sparire nel nulla. Ragazzi, spiriti, incidenti di barche, annegamenti e misteriosi omicidi fanno da un perfetto contorno a tutti quelli che oggi reputano un lago maledetto. Voi che ne dite, ragazzi? Il lago Lanier nasconde davvero qualcosa di terrificante sotto le sue acque? Mettetelo nei commenti, mi raccomando.
voglio raccontarvi di due storie abbastanza brevi, ma nel contempo davvero interessanti, davvero agghiaccianti. Sicuramente molti di voi sapranno cosa significa trovare una casa nel bosco abbandonata. Eppure questa fa l'eccezione alla regola. Sentite qua. Trovare una casa abbandonata in mezzo a una foresta, entrare e rimanere di ghiaccio è davvero pazzesco. Ed effettivamente non è una cosa che capita tutti i giorni. Quello che poi ci si aspetta di trovare al suo interno è polvere, ragnatele, stanze vuote e chi più ne ha più ne metta. Qualche mobile rotto, certo, pareti scrostate e non solo, ma anche ovviamente pavimenti rotti e diciamo qualche topo che vi spia guardandovi da sotto. Ma arriviamo al dunque, perché Bob Thyssen è un esperto ricercatore di edifici abbandonati. Durante una delle sue ricerche nel bel mezzo della foresta della Francia centrale si è imbattuto in un'abitazione davvero straordinaria. Quella di cui vi parlerò oggi è sicuramente senza dubbio uno dei suoi ritrovamenti più sorprendenti. Ma cerchiamo, ragazzi, per un attimino di metterci nei suoi panni. Immaginiamo soprattutto la sua emozione entrando in questa antica dimora, in questa antica casa. Ma grazie all'esperienza acquisita negli anni, quando Bob scoprì questa abitazione, intuì immediatamente di trovarsi al cospetto di qualcosa di veramente interessante, ma soprattutto anomalo. Decise proprio di entrare in questa casa abbandonata da decenni. Questa abitazione, composta da ben 12 stanze, non si rivelò fredda e vuota, ma lasciò il ricercatore senza fiato. Era praticamente come entrare in una casa abitata, con molta vita, con una manutenzione quasi perfetta, ecco, come se effettivamente qualcuno vivesse ancora lì. Si possono benissimo notare i soprammobili sull'antico comò, gli abiti sulle sedie e i tappeti e la carta da parati in ottime condizioni. Bob non riusciva a credere ai suoi occhi. I letti, le lenzuole, i cuscini erano piuttosto in ordine, addirittura come se qualcuno ci avesse dormito la sera prima. In salotto c'è addirittura un pianoforte magnifico. Sopra i tavoli c'erano i giornali, gli armadi erano pieni di biancherie per la casa e di abiti. Ma la cosa davvero più terrificante, ragazzi, è che c'era uno schermo piatto dei nostri tempi appoggiato sopra un vecchio mobile. Dopo circa 5 anni Bob tornò in quella casa che aveva praticamente stregato il suo cuore e fu davvero contento di ritrovare esattamente tutto come aveva lasciato. Il ricercatore pensa che in realtà questa casa è abitata da uno spettro protettore, anche perché molto raramente, anzi è quasi impossibile che edifici abbandonati si conservino in quello stato. Gli atti di vandalismo, i furti, deteriorano rapidamente gli interni e le condizioni climatiche e l'incuria fanno tutto il resto. Ma attenzione, ragazzi, perché qua vi nel bello. Questa abitazione fu sorvegliata H24 per ben un mese di fila e indovinate un po', nessuna persona si è mai avvicinata a quella casa, nessuno ci è mai entrato. Quindi la domanda è: come fa a essere tutto così in ordine? Come fanno a esserci addirittura oggetti senza polvere appoggiata sopra? Questa villa apparteneva un tempo ad una coppia di coniugi senza eredi e dalla loro morte questa abitazione è rimasta senza proprietari. Quello che sorprende terribilmente, come ho detto poco prima, è il suo stato di conservazione, che sembra stata abitata fino a ieri, fino al giorno prima. Ragazzi, mettetemi nei commenti voi cosa ne pensate di questa storia assurda, davvero pazzesca. Come fa una casa in mezzo ad una foresta con tutti gli animali presenti, dove non ci è mai entrato nessuna persona, a non avere neanche un filo di polvere? Ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate tutte le campanelline, commentate e condividete questo video. Ma andiamo avanti, perché adesso io voglio raccontarvi un'altra storia altrettanto breve ma davvero agghiacciante. Qua cambiamo completamente location perché andiamo a parlare di una duchessa. Una misteriosa donna appare dietro ad una finestra del castello abbandonato di Greenwich. Questo lugubre castello a nord del Galles, a un po' di chilometri da Liverpool, è stato attrazione per numerosissimi turisti in passato, ma negli ultimi anni, al contrario dell'abitazione di cui vi ho parlato poco fa, il suo stato di abbandono e la scarsa qualità in cui è stato trovato ha convinto i proprietari a chiuderlo definitivamente al pubblico. La persona che ha scattato alcune foto si chiama Kevin Orkin e ha 48 anni. Eppur non potendo visitare il castello, lo ha scelto per un vero e proprio servizio fotografico. Nulla di insolito, nulla di strano, ma soltanto fino a quando non tornò a casa e riguardò le foto. L'immagine non lascia affatto spazio al dubbio. È una signora vestita interamente di bianco che guarda l'orizzonte e c'è di più, non fa un movimento,
è totalmente silenziosa. Non ci sarebbe nulla di male se Kevin non sapesse che questo castello è chiuso da ben 25 anni. Sapete come si chiama questo spirito quando era vita in carne e ossa? Winifred, come la leggendaria e misteriosa patrona del Galles. Purtroppo se ne andò una notte d'inverno dopo aver visto morire una ad una tutte le persone che amava. Il 16 gennaio del 1924 trovarono il suo cadavere nel suo immenso letto a baldacchino. Eppure Winifred Bamford Esket, contessa di Dundonald, è tornata nel suo castello maledetto. La severa fortezza di mille racconti e apparizioni ha ripreso a far parlare di sé. Ragazzi, mi raccomando, come ho detto prima, mettete nei commenti voi cosa ne pensate, insomma, di tutto quello che vi ho raccontato fino ad ora. Ragazzi, anche per oggi questo video termina qua, ma ci vediamo, come dico sempre, molto molto presto nel mio prossimo video.